Radio Radicale, siamo con l'onorevole Alberto Bagnai della Lega per parlare del programma strutturale di bilancio e di come si modellerà la legge di bilancio. Lei oggi ha fatto un bell'intervento che è stata anche un po' una piccola lezione di economia internazionale, dove ha posto, diciamo, l'attenzione su un elemento molto importante. Secondo me quello è l'elemento centrale. Il governo deve porsi come obiettivo quello di stimolare la domanda interna ed evitare diciamo, di vivere e di mettere le esportazioni, e ha citato il caso tedesco. Allora, perché ha fatto questa valutazione e l'ha resa centrale nel suo intervento? Ma intanto la ringrazio per l'apprezzamento, poi fuori verbale le dico che con mia sorpresa sono venuti a complimentarsi anche dei colleghi dell'opposizione, non del PD naturalmente, in quanto intestatari, diciamo, di molti degli attuali disastri, come io ho anche ricordato, fa parte della normale dialettica, ma del Movimento 5 Stelle. Io vorrei ricordare, a beneficio di alcuni, anche alcuni funzionari parlamentari che mi hanno mandato messaggi per commentare, che dire che non si vuole, che non è opportuno articolare un modello di crescita sulle esportazioni e quindi sulla perseguimento di un surplus estero strutturale non vuol dire essere autarchici, cioè un saldo di bilancia dei pagamenti equilibrato, ricordo insomma chi mi ha fatto dei ragionamenti apparentemente articolati e come dire, dotti, è la differenza fra esportazioni e importazioni. Ora, l'equazione x-x uguale 0 ha infinite soluzioni, cioè si può ottenere con l'anarchia 0 esportazioni meno 0 importazioni uguale 0 bilancia dei pagamenti, ma si può ottenere anche con 100 esportazioni meno 100 importazioni uguale 0 sbilancio della bilancia dei pagamenti. Quindi non siamo per l'autarchia, siamo per un contesto tendenzialmente in media nel lungo periodo equilibrato. Perché? Perché il contesto squilibrato, come quello che è stato perseguito scientemente dalla Germania, è un contesto che alla fine espone a dei rischi. Il primo rischio è quello del sottoinvestimento all'interno del paese. Il secondo rischio è quello di rendere il proprio sistema economico vulnerabile rispetto agli shock che si presentano nelle aree del paese dove risiedono i nostri clienti. Come ho spiegato, l'austerità di fatto ha rappresentato per la Germania, ma anche per altri paesi europei, la transizione fra rivolgersi al mercato interno europeo, che è il mercato geopoliticamente stabile, a rivolgersi a mercati esterni, tutti portatori di un qualche tipo di rischio geopolitico. La Russia ha il suo, la Cina ha il suo e anche gli Stati Uniti hanno il loro, perché, come ho ricordato, non tollerano di essere strutturalmente in deficit con qualcuno. E qui c'è una sottolineatura politica che mi piacerebbe fare in aula. Insomma, io devo ancora abituarmi ai tempi della Camera, quindi non ho avuto modo di mettere le idee, ma la cosa più importante la riservo al dottor Palazzolo e agli amici di Radio Radicale. Dal mio punto di vista è questa. Lo dico in una chiave, se vogliamo, anche autocritica, o critica, insomma. L'approccio che, diciamo, questo contesto, questa lettura valida, rende conto dell'importanza, dell'intelligenza, dell'intuizione salviniana di far evolvere la Lega come partito nazionale. Perché? Perché se la vediamo a contrario, l'idea che ci fosse una parte dell'Italia che era più Italia delle altre, perché agganciandosi alla Germania poteva fare a meno del resto del paese, è un'idea che si è dimostrata drammaticamente errata. Perché in questo momento, se c'è un downside risk, cioè un rischio al ribasso per la crescita del paese, è proprio dato paradossalmente da quei vincoli che abbiamo di integrazione nelle catene del valore di un paese che noi ci siamo raccontati come locomotiva, ma che in realtà è sempre stata la zavorra del sistema economico europeo. Non è bello essere legati a un paese in recessione, soprattutto se quel paese è molto più grande di te. Questo adesso emerge.
Da qui appunto l'importanza delle misure che il governo ha preso con il taglio del cuneo, con l'accorpamento delle aliquote IVA, con l'estensione della flat tax, con il rinnovo dei contratti pubblici, per sostenere appunto la domanda interna. E dopodiché è chiaro che questo è un discorso che cercava di contestualizzare. Il discorso dell'opposizione è un discorso oppositivo, come deve essere. Però il discorso voi avete tagliato la spesa sanitaria o cose di questo tipo, insomma, sono tutte cose controvertibili. A questo punto la discussione sarebbe meglio farla in forma tabellare, cioè portate i numeri, portate le fotocopie, io porto le mie, tu porti le tue, le mettiamo a verbale e ai posteri largo la sentenza. Senta, noi abbiamo seguito anche le audizioni, insomma, mi sembra che Banca Italia ha trovato ampio spazio sui quotidiani, perché loro hanno fatto un discorso, dice, non il PIL si attesterà intorno allo 0,8% e hanno criticato alcune misure, una di queste l'ha citata poco fa, dicendo che potrebbero mettere in crisi il sistema previdenziale. Come ha trovato questa valutazione un po' cattivella da parte di Banca Italia? È rimasto sorpreso? Guardi, io non voglio mancare di rispetto ad altre istituzioni, però Banca d'Italia è stata il forte sponsor di un mondo in cui, come dire, può dare buoni consigli perché non può più dare il cattivo esempio. Di fatto non fa più la politica monetaria, è diventata una dispensatrice di moniti, fa un po' ricerca, ma insomma la ricerca si fa nell'università poi alla fine, ce lo possiamo anche dire. Non ho particolari valutazioni. Banca d'Italia aveva emesso un avviso fortemente negativo rispetto alle prospettive di crescita, ma lo aveva fatto anche il Fondo Monetario Internazionale, lo aveva fatto anche l'OCSE. Per loro saremmo cresciuti dello 0,7. Nelle loro previsioni di aprile, il 2024, abbiamo fatto 0,7. Abbiamo fatto 0,8 perché c'è stato un effetto statistico determinato dalla revisione dei conti dell'Istat e l'anno non è ancora finito, peraltro. Quindi, non so, cioè, io capisco, insomma, sì, ci sta che un organismo indipendente entri nell'agone politico, va bene così, però a me sinceramente non va di commentarlo. Senta, vuole dire qualcosa su come la stampa non amica di questo governo ha presentato la questione relativa alle rendite catastali? Cioè, io oggi ho letto un titolo su Repubblica, La vendetta di Giorgetti, come se Giorgetti si fosse messo chiuso in una stanza di via 20 settembre e ha detto adesso gliela faccio pagare io a questi del super bonus. Insomma, l'hanno presentata un po' così. Allora, innanzitutto registro una positiva evoluzione della situazione, nel senso che è assolutamente evidente che nel mirino di certe istituzioni formali o informali, deviate o non deviate, c'è sempre e solo la Lega. Mi riferisco ai dossieraggi, come esempio di istituzione formale, spero deviata, spero, perché poi non ho mai capito. Parlamentari da Trentina, cioè, io sono più o meno l'unico sfigato che non ha avuto l'onore di essere stato dossierato. Questo mi fa sentire molto poco importante, però se ho la sua attenzione sono contento così. E istituzioni informali come la stampa, è strano che la gente non si chieda ma perché proprio la Lega, perché Matteo Salvini non sa usare la forchetta, ma poi chi lo conosce vede che invece sa stare seduto a tavola. Il problema è un altro, il problema è che la Lega è il partito che ha posto con più forza e in modo più nitido e per tempo i problemi che adesso si presentano, bussano alla porta e chiedono che si paghi il conto, cioè i problemi della costruzione europea. Dopodiché mi sono perso il catasto. In questo contesto qual è la positiva evoluzione? Che una volta i giornali, per farci lo sgambetto, dovevano strumentalizzare o le frasi del senatore, allora deputato Borghi, o le frasi del l'onorevole, allora senatore Bagnai, che però risolse subito il problema perché io smisi di parlare con i giornalisti, e così da strumentalizzare c'era veramente poco, tranne un caso in cui in un'intervista rilasciata per scritto alterarono una mia frase e ci fecero il titolo, e a quel punto non rilasciai più neanche interviste per iscritto. Massimo rispetto per la categoria, però, come dire, se è morsua vita mea, io mi difendo e gli altri facciano come credano.
ora sono costretti a strumentalizzare le cose di assoluto buonsenso che dice il ministro Giorgetti, cioè voglio dire, per loro una specie di caporetto, perché nel breve volgere di una settimana il ministro Giorgetti ha detto che esiste un articolo della Costituzione che chiede ai contribuenti di contribuire in ragione della loro capacità contributiva, che banalmente significa che se guadagni paghi le imposte, se non guadagni no. Vero è che noi abbiamo anche la tassa sulle perdite, insomma, cioè era stata introdotta da Visco, insomma l'IRAP, l'imposta rapina, come la chiamava il presidente Berlusconi. Beh, non ci siamo fatti mancare nulla, però il principio in generale è questo. Per aver ricordato questo principio è successo all'ira di Dio. Poi, che cosa ha detto l'altro giorno? Se tu fai dei lavori per adeguare energeticamente un edificio, devi ovviamente, è un obbligo di legge, non lo ha introdotto Giorgetti. C'è un automatismo della legge. Non lo ha introdotto Giorgetti, il catasto deve riportare dei dati corretti, è diverso dall'adeguamento che veniva chiesto come patrimoniale surrettizia sostanzialmente dal PD con l'aiuto dell'Europa o dall'Europa con l'aiuto del PD, è un'altra storia e riguarda quel 5% di immobili residenziali che sono stati diciamo così, adeguati con il meccanismo del 110% che tanti lutti ha addotto al bilancio pubblico a danno di tutti gli altri contribuenti. Quindi a me sembra che ci sia un tentativo di creare dei casi basati sul nulla, cioè almeno io, il collega Borghi, parlavamo dell'euro, che è un tema religioso, è un tabù avvolto da una sua sacralità, ma qua si sta dicendo semplicemente di applicare la Costituzione, applicare le norme ordinamentali che regolano la registrazione dei beni immobili al catasto. Cioè non si sta parlando di nessuna forma di eversione. E allora a me viene da dire che però c'è qualche cosa di sottilmente ma potentemente eversivo nel modo in cui viene gestita, diciamo così, l'immagine della Lega da certe istituzioni formali o informali. Chiarissimo, allora noi non lo facciamo comunque. dopo questo fuoco di sbarramento. Dopo di sbarramento, poi non la posso modificare l'intervista con l'intelligenza artificiale. Io la ringrazio. Ringrazio. Adesso sono preoccupato perché è una smentita, una notizia data due volte. Questo è un altro motivo per cui. No, ci mancherebbe. Grazie all'onorevole Alberto Bagnai della Lega.